L'esigenza di parlare ai ragazzi della Costituzione esiste da quando è nata la Costituzione. Tant'è vero che Aldo Moro aveva previsto una materia specifica in tutte le scuole, che era l'educazione civica basata sull'insegnamento della Costituzione. Uno dei motivi di amarezza maggiore di Aldo Moro è stato il fatto che questa Costituzione non è stata più insegnata nelle scuole sistematicamente come sarebbe stato opportuno fare. Perché? Perché la Costituzione ci insegna quali sono i nostri diritti inviolabili: il diritto al lavoro, il diritto allo studio, al sapere, il diritto alla vita, il diritto alla pace, alla giustizia, e come difenderli. Cioè la Costituzione non è un fatto astratto, diciamo, è un fatto concreto che ci consente di difenderci meglio se subiamo degli abusi da parte del potere. Quindi quando per esempio ci sta un lavoratore che viene licenziato senza una ragione, la Costituzione dice che questo non può avvenire. Dice: ma hanno fatto una legge che prevede che questo possa avvenire. È incostituzionale la legge, allora bisogna impugnare la legge, cosa che avviene molto spesso, cioè che fanno delle leggi che violano la Costituzione repubblicana. Quindi secondo me ai ragazzi va detto, ma non una volta tanto, bisognerebbe farlo sistematicamente, perché la Costituzione è semplice, però contiene diversi temi, diversi problemi, diverse materie che riguardano la libertà di stampa, che riguardano il diritto al lavoro, che riguardano l'eguaglianza dei diritti sociali, insomma, cioè materie che richiedono ciascuna un approfondimento. Comunque, secondo me è un fatto molto utile, soprattutto in un periodo come quello attuale, in cui c'è un attacco alla Costituzione e c'è la scadenza del referendum, per il quale bisogna che tutti si mobilitino, cioè che tutti vadano a votare e votino no per difendere questa Costituzione. Questa è la perché allora che parliamo di una Costituzione che non vogliamo difendere, vuol dire che se facciamo una cosa che va contro natura, effettivamente, perché la Costituzione va difesa, anche perché non è vecchia, ma è di un'attualità straordinaria se uno va a leggere quello che sta scritto nella Costituzione. Ma che scherziamo? Questo ha fatto solo leggi contro gli interessi della gente, contro il bene comune. Quando ha fatto il Jobs Act, invece di aumentare il salario dei lavoratori, evidentemente ha dato la possibilità di licenziare le persone. Recentemente sono stato 3 giorni fa in una scuola media e i ragazzi hanno compreso alcune materie fondamentali che riguardavano i loro diritti, la difesa delle loro libertà, i pericoli che corrono questi diritti e queste libertà, e quindi la necessità di mobilitarsi in difesa di questi diritti quando c'è un pericolo come quello che oggi abbiamo per la riforma della Costituzione, che è uno stravolgimento della Costituzione. Qualcuno dice giustamente che non è una semplice riforma, vogliono fare un'altra Costituzione. Allora, di fronte a questi pericoli, di fronte alla minaccia per le libertà e per l'eguaglianza dei diritti sociali, i ragazzi capiscono che devono essere partecipi e che si devono battere in difesa della Costituzione così com'è. C'è una bellissima frase di Aristotele che dice che ogni volta che c'è pericolo che qualcuno voglia cambiare la Costituzione, pericolo che c'è sempre, perché chi va al potere vuole sempre maggiori poteri, non vuole i limiti che pone la Costituzione, allora bisogna informare e creare motivi di timore e di allarme. Lui, che era intelligentissimo, Aristotele, diceva che bisogna creare motivi di allarme, perché la gente spesso non si rende conto che se muore la Costituzione muoiono anche i nostri diritti, muore la democrazia, la libertà, e viene un nuovo fascismo. Se uno vuole questo, allora... Quindi ecco perché io credo che i ragazzi, io li ho trovati molto attenti, tant'è vero che mi hanno rinvitato nella scuola media dove sono andato, mi hanno chiesto di tornare anche a maggio, però con la partecipazione anche dei docenti e dei familiari dei ragazzi. Quindi noto che c'è un grande interesse a sapere
che cosa sta accadendo adesso e quali sono le prossime scadenze. Ha fatto una legge sulla buona scuola che tende ad asservire la buona scuola, la scuola pubblica, che è la nostra salvezza, perché io grazie alla scuola, io che ero appartenente a una famiglia povera, che sono stato un migrante, sono andato a lavorare in Sudafrica, mentre studiavo, ebbene, vorrebbero sottomettere la scuola al potere politico, come è avvenuto al tempo del fascismo. In questo periodo si vuol far credere quello che non è, cioè si vuol far credere, prima di tutto, che si vogliono realizzare dei risparmi nella spesa pubblica diminuendo il numero dei senatori. Cosa falsa, perché? Perché bisognerebbe ridurre il numero dei senatori, ma anche il numero dei deputati. Tu non puoi togliere 200 senatori e mantenere 630 deputati. E allora invece che cosa vogliono fare? Vogliono dare maggiori poteri al Presidente del Consiglio, il quale già con i limiti che ha adesso fa uso e abuso delle leggi, facendo dei decreti che sono assolutamente incostituzionali. Per esempio il decreto salva banche è un decreto illegittimo, perché tu ti devi preoccupare, secondo l'articolo 47 della Costituzione, dei risparmiatori, non delle banche che hanno truffato gli risparmiatori. Quindi questo lo capiscono tutti, questa è una cosa di una gravità inaudita. Secondo, lo sblocca Italia è un provvedimento che non è una legge, è un provvedimento amministrativo con il quale si autorizzano i grandi commissari di Stato, gli amministratori delle grandi società partecipate, gli enti pubblici, di fare quello che vogliono. Per quanto riguarda la trivellazione del mare, per quanto riguarda i tunnel che vogliono fare in Val di Susa, per quanto riguarda opere pubbliche inutili. C'è un articolo della Costituzione fondamentale che molti non ricordano, che è l'articolo 41, che dice che le opere pubbliche devono avere utilità sociale. Se un'opera pubblica non ha utilità sociale, e ce ne sono molti che non hanno, allora bisogna che queste opere pubbliche non si facciano. La maggior parte delle opere pubbliche, secondo l'Unione Europea, in un rapporto del 2 febbraio del 2014, servono per le mazzette, per le tangenti che vengono pagate, perché da noi costano 600% in più rispetto agli altri paesi d'Europa. Cioè da noi un chilometro costa 10 miliardi, e invece in Francia, in Spagna, in Germania costa 2 miliardi. Noi potremmo rivolgerci alle imprese straniere per fare questioni, invece no, ci rivolgiamole perché? Perché questo 600 in più sono tutte mazzette che vengono distribuite tra politici, amministratori, faccendieri, criminali, perché c'è anche la penetrazione della criminalità nelle grandi opere pubbliche. Quindi questa questione dei maggiori poteri al Presidente del Consiglio non va bene, perché da quando è nata la democrazia, dai tempi di Erodoto, Aristotele, Tucidide, Pericle, fino ai nostri giorni, la storia ci insegna che chi ha troppi poteri è portato ad abusarne. È portato ad abusarne e molto spesso diventa un criminale. Allora facciamo l'esempio della nostra storia. Noi abbiamo avuto Presidente del Consiglio come Andreotti, che era legato alla mafia, perché questo è un fatto pacifico. Non c'è pericolo che io possa dire una cosa falsa, ma tant'è vero che lui stesso ha ammesso di aver avuto rapporti con un capo di Cosa Nostra, che era Stefano Bontate, che addirittura gli ha detto che volevano fare l'attentato a Mattarella. Ma poi abbiamo avuto un Berlusconi che è stato condannato per evasione fiscale, ma che aveva un mafioso alle sue dipendenze e che era anche un massone della P2. Quindi siamo a un Presidente del Consiglio come Andreotti, che è stato processato per omicidio, è stato condannato in appello, poi in Cassazione è stata cancellata. Io credo che fosse giusta la sentenza di appello. Però voglio dire, per 17 anni questo ci ha governato ed è stato mandato via perché la magistratura lo ha incriminato. La stessa cosa è avvenuta per Berlusconi, che
è stato un altro presidente che ci ha governato per 15-16 anni ed è stato condannato dalla magistratura per evasione fiscale, e la sentenza di Milano lo definisce socialmente pericoloso, un criminale socialmente pericoloso. Poi abbiamo avuto un altro che era Bettino Craxi, che è stato condannato per corruzione e anche questo ha governato per molto tempo. Allora, poi abbiamo avuto altri presidenti come per esempio Cossiga, che era un eversore, perché era uno dei capi di Gladio. Bene, gli unici tre presidenti del Consiglio che invece si sono comportati in difesa della democrazia e degli interessi dei cittadini sono Aldo Moro, che è stato ucciso, secondo me anche per effetto di un complotto politico. Poi c'era Rumor, che ha subito un attentato a Milano e si è salvato per miracolo, sono morte 12 persone. E poi c'è Alcide De Gasperi, che è stato mandato via, come ho potuto leggere recentemente, quindi vuol dire che dobbiamo stare attenti, perché nella democrazia chi è titolare del potere, come il capo del governo, è portato ad abusarne e a legarsi ai poteri massonici e ai poteri criminali, alla corruzione. Allora il Presidente del Consiglio non può avere maggiori poteri rispetto a quelli che ha adesso, deve essere sottoposto al controllo del Parlamento e dei cittadini, e se sbaglia se ne deve andare a casa. Non può essere un Presidente del Consiglio che resta in eterno a governare, perché allora non c'è più alternanza ma c'è regime. Il regime è la dittatura della maggioranza. Vi rendete conto che c'è un premio di maggioranza che è sproporzionato, che viola il principio stabilito dall'articolo 48 della Costituzione, che dice che il voto è libero, personale, uguale e segreto. Dice che è uguale, che non è uguale. Qua ci sono delle persone che si presentano, quelli che appartengono alla cosiddetta maggioranza, che hanno dei voti che valgono per tre persone, diceva Calamandrei, ma questo non può accadere, perché il fulcro della democrazia è proprio nel voto. Il mio voto deve essere uguale a quello del Presidente. Qui c'è un problema, quello dell'informazione corretta dei cittadini. Qui abbiamo una continua disinformazione o silenzio rispetto ai problemi centrali della democrazia, come per esempio la riforma della Costituzione, lo stravolgimento della Costituzione. Allora, che cosa si dovrebbe fare? La prima cosa, bisognerebbe fare la legge sul conflitto di interessi, ma seria. Noi non possiamo assistere ogni sera a delle sceneggiate, a delle propagande, a delle affermazioni che sono completamente campate in aria da parte del Presidente del Consiglio. Noi dobbiamo cercare di informarci correttamente, anche attraverso la rete. Cioè la rete è diventata uno strumento di difesa della democrazia, e lo dice uno che ha 80 anni. Quindi io mi sono reso conto che di fronte ai silenzi della stampa, alle bugie che ci vengono propinate tutti i giorni in televisione, alle mistificazioni che si fanno dovunque da parte di chi ci governa, noi dobbiamo reagire sia cercando di guardare criticamente e ascoltando criticamente le affermazioni fatte da chi ci governa, sia attraverso la rete. La rete è stata in questo momento uno strumento di salvezza della democrazia, con tutti i suoi limiti, i pericoli, eccetera, però la rete è servita. Tant'è che in Parlamento sono andati molti giovani senza aver pagato una lira di spese per quanto riguarda la propaganda politica, e questa è una cosa incredibile. Grazie alla rete, lì c'è un quinto di parlamentari che stanno lì, quindi vuol dire che si può fare politica senza sperpero del denaro pubblico. Ecco, allora i cittadini devono avere più fiducia, ma devono essere partecipi. L'unica cosa che non si può fare è l'indifferenza, il disimpegno. Quindi noi dobbiamo spingere i ragazzi e tutti i cittadini, prima di tutto informarli e poi dire che bisogna fare delle battaglie serie.